Eccoci ritornati insieme. Vedete già alle mie spalle la prossima ospite, Carla Collicelli, responsabile per le relazioni istituzionali ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Con lei parleremo dell'ottava edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Lo faremo anche con la collega Maria Pia Picciafuoco, che ci dà qualche flash news prima di toccare l'argomento sostenibilità. Sì, grazie Toni, non avevamo avuto tempo finora. Intanto saluto anch'io l'ospite, naturalmente. Non avevamo avuto il tempo finora, dicevo, per gli aggiornamenti dall'Italia sul maltempo, un'ondata che, come sapete, ha in qualche modo anche colto di sorpresa tutti per l'imponenza, purtroppo, delle inondazioni. Il Dipartimento Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi allerta rossa in gran parte del Veneto, allerta arancione per Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Luca Zaia, che come sapete è il governatore della regione Veneto, ha dichiarato aperta unità di crisi. Adesso si sta svolgendo un vertice. Particolarmente grave la situazione a Castelfranco Veneto, siamo in provincia di Treviso, e sono esondati due torrenti. Il sindaco, che è anche presidente della provincia di Treviso, ha fatto chiudere tutte le scuole, e questo, diciamo, era già un elemento chiave. Ma non possiamo dimenticare, caro Toni, ne parleremo più avanti, che in questi giorni è anche l'anniversario dell'alluvione in Emilia-Romagna, e quindi davvero c'è grande solidarietà per questi ultimi disastri ambientali che purtroppo il clima e il meteo, tutte e due le cose, ci stanno infliggendo. Riguardo alla Francia, vi avevo parlato appunto di questo attentato sventato a Rouen. Ora ci sono i dettagli. La polizia ha ucciso un uomo armato che stava dando fuoco a una sinagoga a Rouen, che si trova, vi ricordo, nel nord della Francia, uno dei luoghi in cui c'è una cattedrale tra le più celebri, anche perché molto dipinta dagli impressionisti. Lo ha reso noto il ministro degli interni Gérald Darmanin. La polizia ha neutralizzato un individuo armato e purtroppo lo ha ucciso. Intanto pieno sostegno alle comunità ebraiche sia di Francia che di Stoccolma. Come sapete, anche lì c'era stato un tentativo, per fortuna nessuna vittima. A voi. Grazie Maria Pia. Noi ritorniamo in Italia, lo facciamo in occasione dell'ottava edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si sta sviluppando un po' su tutto il mese di maggio. In effetti è iniziato il 7 e terminerà il 23 maggio ed è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani, generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Ne parliamo con Carla Collicelli, responsabile per le relazioni istituzionali ASVIS, che abbiamo già salutato. Buongiorno Carla, ben ritrovata. Allora, come sta andando l'ottava edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile? Ma sta andando sicuramente molto bene, siamo molto soddisfatti da questo punto di vista. Ricordo che già lo scorso anno, cioè nell'edizione del 2023, abbiamo registrato un grandissimo interesse con 2 milioni di visualizzazioni dei nostri eventi e molti di più, numeri ancora più elevati per quanto riguarda coloro che si sono collegati attraverso i canali Rai o i social con cui abbiamo stretto dei rapporti di collaborazione. Il festival è uno dei punti, diciamo, di attacco più importanti della nostra attività. Ricordo, per chi magari non ci conoscesse, che l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile nasce nel 2016, quindi a ridosso della sottoscrizione da parte di 193 paesi del mondo dell'agenda dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, un documento molto importante, molto ricco di dati, in quanto misura le possibilità e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile nel mondo da qui appunto al 2030. In Italia è stata creata questa alleanza che al momento raccoglie più di 300 realtà di rappresentanza della società civile, quindi parliamo di reti di università,
di organizzazioni di secondo livello nel campo dell'economia, di sindacati, ma anche di associazioni di terzo settore, nei più vari campi, perché come sappiamo i 17 obiettivi dell'agenda dell'ONU coprono tutte le aree della nostra convivenza comune per le quali è necessario, secondo appunto quanto detto dall'agenda, imboccare un sentiero di realizzazione di una sostenibilità. Che significa sostenibilità? Sostenibilità significa lasciare questo mondo possibilmente migliore rispetto a come l'abbiamo trovato, ma soprattutto più giusto e più rispettoso dei diritti delle future generazioni. Cioè il principio di giustizia intergenerazionale è uno dei principi fondamentali di questo approccio, assieme a quello della circolarità, cioè non creare scarti, e quando parliamo di scarti diciamo non solo scarti materiali, i famosi rifiuti, no? Che derivano dal nostro modo di produrre e di lavorare nell'economia, ma anche scarti umani. Quindi l'agenda ha quattro pilastri, non si occupa solo di economia e di ambiente, ma si occupa anche di società, di sociale, quindi di giustizia sociale, di equità, di parità di genere, di formazione, scuola, cultura, ed anche di modalità della partecipazione pubblica, c'è cioè un pilastro istituzionale che vuole incrementare soprattutto appunto la partecipazione dal basso, l'attivazione dei cittadini, la sussidiarietà e la solidarietà intergenerazionale. E il festival, appunto, come anche lei diceva all'inizio, quest'anno si svolge tra il 7 e il 23 di maggio, quindi siamo nel pieno del suo svolgimento. La bellezza di un migliaio circa di eventi che vengono organizzati su tutto il territorio nazionale, dai nostri aderenti, appunto da quelle realtà di cui dicevo, più di 300 che aderiscono all'ASVIS. E questo è un altro aspetto particolare, molto originale, nel senso che credo sia l'unico festival che si svolge in maniera diffusa, non in un solo luogo, non in poche giornate, ma in un periodo molto lungo, in tutto il paese. Poi però ci sono alcuni degli eventi del festival, circa una ventina, che sono organizzati proprio dall'ASVI stessa, e questi sono quelli più importanti dal nostro punto di vista, anche perché coinvolgono moltissimi soggetti che collaborano con noi. Quindi forse non so se può interessare ai nostri ascoltatori, potrei dire quali sono gli eventi più importanti che fanno parte di questo cartellone istituzionale. Beh, senza dubbio possiamo fare riferimento a qualcuno di questi appuntamenti. Esattamente, intanto diciamo che appunto non solo il festival si svolge in tutta Italia, ma gli eventi istituzionali, anche questi, non sono tutti concentrati nella capitale o in un unico luogo, perché ne abbiamo avuti inizialmente a Ivrea, dove in collaborazione con la Fondazione Olivetti si è aperto il festival, e poi a Torino, Bologna, Palermo, Milano e Roma. A Roma si svolgerà anche l'evento conclusivo, che sarà il 23 di maggio alle ore 10 nella sala dei gruppi parlamentari di Via di Campo Marzio. Lo sottolineo, chi volesse eventualmente partecipare, la sala è molto grande, si può accedere, deve però registrarsi perché si tratta di una sala istituzionale sottoposta a dei controlli molto serrati. Di che cosa si è parlato o si parlerà, perché abbiamo ancora alcuni giorni davanti a noi in questi nostri eventi? Naturalmente il tema dell'ambiente nelle sue varie articolazioni, il clima, l'acqua, gli eventi climatici catastrofici è uno dei temi più toccati dagli eventi che noi abbiamo realizzato e stiamo realizzando. Il tema dei territori e delle città, cioè come negli specifici territori del nostro paese questi principi possono e debbono essere portati avanti, è un altro tema molto importante che ricorre in diversi dei nostri eventi. Poi ci sono diversi eventi che riguardano la formazione e la scuola, e anche alcuni approfondimenti sul tema della comunicazione, quindi il ruolo dell'intelligenza artificiale, il ruolo degli influencer. Per esempio a Torino c'è stato un importante evento su questo, il ruolo delle iniziative culturali a tutto campo. Siamo di nuovo a Torino c'è stato un importante evento sul tema della cultura. Io in particolare mi occupo di sociale, quindi ci tengo a sottolineare che per esempio ieri abbiamo avuto un evento di grande soddisfazione
sul tema delle disabilità. Nell'ambito dell'obiettivo 3 dell'agenda dell'ONU, che recita appunto salute e benessere per tutti e tutte le età, nel corso degli anni abbiamo affrontato varie tematiche, per esempio il tema del disagio psichico dei ragazzi e degli adolescenti e delle adolescenti, il tema dell'alfabetizzazione sanitaria, il tema delle disuguaglianze. Ecco, ieri c'è stato un incontro, sempre nell'ambito di questi incontri istituzionali dell'ASVIS, del festival di quest'anno, sulle disabilità, dove abbiamo cercato sia di delineare qual è la situazione, lo stato dell'arte, ma soprattutto di presentare una lunga serie di esperienze innovative che esistono nel paese a cura di giovani e non solo, anche di altre realtà e di altre categorie generazionali, per fare in modo che la disabilità non dia luogo a uno stigma e non sia diciamo determinante in maniera negativa per la vita delle persone, ma possa essere messa alla base di processi di abilitazione e di capacitazione, come si dice oggi, traducendo dei termini che vengono dalle riflessioni a livello anglosassone, cioè appunto di fare in modo che l'ambiente e gli ambienti nei quali le nostre persone portatrici di un qualche tipo di disabilità possano, questi ambienti, fungere invece da promotori di abilitazione, cioè dare loro la possibilità di sviluppare appieno il proprio potenziale umano, le proprie capacità appunto, e partecipare appieno alla vita sociale del nostro paese. Dottoressa Collicelli, veramente non ci resta che farle tanti complimenti, a lei e a tutto il team, immagino nutrito, che cura il Festival dello Sviluppo Sostenibile, una macchina organizzativa imponente ma necessaria per diffondere quella cultura della sostenibilità che è così trasversale, come ci spiegava appunto lei, e di cui c'è così bisogno. Per cui non ci resta che augurarvi buon proseguimento di lavoro su questa scia. Grazie per essere stata con noi stamattina. Magari potremo risentirci anche più avanti per fare un bilancio a lavori del festival conclusi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Buona giornata e buon proseguimento a lei. Maria Pia, è tempo di fermarci ancora un attimo, non so se hai qualche flash news che merita di Secondo essere... me un po' tutti i temi, dall'ambiente alla sostenibilità al rispetto, sono in qualche modo nello sfondo di un evento che ci sarà oggi pomeriggio a Lucca, questa splendida città toscana, dunque nel Palazzo Arcivescovile, l'incontro dal titolo Da Paolo VI a Papa Francesco, tecnologie e cuore per una comunicazione pienamente umana. Quindi ci si interroga sì anche di come su come la Chiesa ha prodotto dei grandi cambiamenti anche nella società, oltre che al suo interno, con un cambio di passo nella comunicazione, ma ci sarà anche modo appunto di ritornare alle questioni che ormai sono sempre dappertutto, come il prezzemolo, ma è importante, di ambiente e sostenibilità. Assolutamente sì, i motivi del resto li abbiamo affrontati e spiegati bene grazie all'intervento di Carla Collicelli. Bene, qualche istante di pausa ancora, poi volata finale di Just Today, restate con noi.